Buongiorno e bentrovati. Venerdì 2 giugno celebriamo oggi la festa della Repubblica ed è per questo che iniziamo proprio con uno sguardo sugli ultimi appuntamenti che riguardano il nostro paese. In un giorno così significativo, colmo di riflessioni anche in quegli appuntamenti che hanno voluto precedere la giornata odierna. E iniziamo sfogliando i quotidiani nazionali di oggi per avere reso conto in particolare su quanto accaduto ieri a Roma, al Quirinale, con un momento, il concerto. Classico concerto che veniva organizzato ogni anno prima della pandemia e che torna dopo lo stop della pandemia di questi anni, ovviamente che ci lasciamo alle spalle, con tutta l'importanza delle riflessioni che sono state appunto messe al centro. Ieri, appunto, ieri sera, lo vedete, c'è una foto, ci sono delle fotografie che sintetizzano un po' quella sfilata di istituzioni che hanno preso parte all'appuntamento, su invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che ha visto anche referenti regionali partecipare a questo brindisi. E in particolar modo Mattarella, tra le riflessioni principali che ha sollevato, vi è proprio quella riferita alla necessità di cercare una pace giusta, lo leggete, non a danno dell'Ucraina aggredita. E alla festa della Repubblica ricorda che l'Italia ripudia la guerra, è la Russia a violare il principio. È tornato quindi su questi temi così importanti alla vigilia della festa per i 77 anni, 77 anni della Repubblica, durante questa tradizionale cerimonia, il concerto con i rappresentanti del corpo ovviamente diplomatico, esclusi quelli della Federazione Russa e della Bielorussia, non invitati e le alte cariche dello Stato. C'era la Premier Giorgia Meloni con il compagno, i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Il presidente ha rinnovato quindi il pieno appoggio dell'Italia all'Ucraina. Ci sono davvero tutti, in prima e il dopo, la destra al debutto e la sinistra che fu. C'è anche Mario Draghi che commenta la sconfitta della Roma e Giorgia Meloni che si gode la sua prima volta da Premier nei giardini del Quirinale, lo vedete. E qui vediamo proprio un momento conviviale che ha caratterizzato e animato la serata di ieri. A questo punto vediamo come racconta questo momento anche il quotidiano La Repubblica e poi passiamo alle altre notizie. Certi che nella giornata odierna avremo sicuramente tante occasioni per riflettere su questa importante ricorrenza del 2 giugno. Andiamo subito a pagina 7, lo vedevo prima, ecco, 2 giugno, Mattarella difende la carta, la destra al debutto, Meloni brinda alla Repubblica, riferisce la Repubblica, e con il presidente che ricorda stato nato dalla liberazione, lo show del nuovo potere, la processione davanti ai nuovi vertici RAI, quindi c'è anche una lettura attualizzata rispetto a quelle che sono state in questo caso le nuove nomine dei dirigenti RAI. E la frase che riecheggia con più frequenza, dobbiamo parlare, per il resto è tutto risuonare di complimenti al ricevimento del giardino del Quirinale per la festa della Repubblica, il primo dopo il Covid, l'ultimo fu proprio nel 2019, c'era Giuseppe Conte Premier, la nuova classe dirigente della destra è padrona del campo, è la sua prima volta, un'esibizione di forza, commenta la Repubblica, e quindi il primo ricevimento nei giardini del Quirinale dopo il Covid viene ricordato. E poi abbiamo ovviamente le celebrazioni oggi a Roma, un'anticipazione su quanto accadrà oggi nella capitale, torna la parata in grande stile, oltre ai muscoli sfila la difesa civile, ci saranno i caccia, gli elicotteri che hanno salvato vite in Romagna durante l'emergenza, e quindi sarà un modo per onorare ovviamente quei principi anche di solidarietà che la Repubblica Italiana ha fin da subito saputo esprimere con grande forza, con grande vigore. A questo punto torniamo proprio sulla prima pagina del Corriere della Sera per commentare una notizia che ovviamente nelle ultime ore ha destato non poco sconcerto, ed è una notizia che ha a che fare appunto con la cronaca, lo vedete, vi è la fotonotizia e l'apertura anche oggi dei quotidiani, e stiamo parlando appunto di Giulia, confessa il killer di Giulia, il racconto shock, volevo bruciarla, poliziotta uccisa da un collega a Roma, questa invece
Un'altra notizia di cronaca, sempre riferita alla giornata di ieri, la andiamo a vedere tra pochissimo insieme. I delitti, la ragazza era incinta al settimo mese, aveva scoperto il tradimento del barman. E andiamo quindi a vedere all'interno subito l'approfondimento del Corriere della Sera. L'ho uccisa, volevo bruciarla, Giulia sapeva che la tradivo. La confessione del barman sulla compagna incinta, incastrato dall'amante che aveva abortito, gli SMS fasulli e il cadavere nascosto un giorno intero nel baule dell'auto. Quindi vedete il racconto di quanto accaduto, è veramente agghiacciante e sono tanti i commenti che appunto hanno caratterizzato poi il seguito di questa notizia e vi è una ricostruzione puntuale che il Corriere della Sera ha deciso appunto di fare anche con un ritratto del narcisista impassibile che vantava amicizie VIP. Era uno sbruffone. L'amico sapeva come manipolare le donne, avrebbe dichiarato. E poi i fiori per lei e per il nipotino mai nato, Chiara, la sorella che fino all'ultimo lottava per trovarla, era felice, aspettava il suo piccolo Tiago. E c'è anche questo racconto quindi della sorella. E poi in questo caso ancora ho visto nel suo zaino quei guanti di latti, cioè vedete proprio ampio il racconto che il Corriere della Sera dedica in questa notizia, il racconto dell'altra ragazza, il PM poteva colpire ancora e abbiamo sentito nella giornata di ieri le parole del PM che vediamo qua, Letizia Mannella, responsabile del pool tutela fasce deboli. Evitare sempre l'ultimo incontro chiarificatore. Questa è stata una frase che è stata ripresa, devo dire, anche da privati, da cittadini, poi sui social, su questa piazza, virtuale che spesso ovviamente, su cui spesso si riversano i commenti. E questa vicenda deve insegnare a noi donne che non bisogna mai andare all'incontro della spiegazione, ha affermato Letizia Mannella, la procuratrice aggiunta di Milano, che ha diretto con la sostituta Alessia Menegazzo, le indagini che hanno portato al fermo alla confessione di Alessandro Impagnatiello, i codici rossi, le indagini sulle violenze, sui maltrattamenti e sullo stalking, di cui si occupa con notevoli successi sul piano processuale, il Dipartimento Soggetti Deboli. E quindi si è occupata lei. L'altra notizia che vedevamo prima, in prima pagina, è quella che si riferisce anche in questo caso ad una notizia che ha a che fare con un femminicidio. Una poliziotta è stata assassinata da un collega, lo aveva lasciato da pochi giorni. Una esecuzione, riferisce il Corriere, premeditata con la pistola di servizio. L'agente si è poi tolto la vita ed è stato trovato a pochi metri di distanza dal corpo della donna che aveva ucciso prima appunto di togliersi la vita. Pierpaola, l'incarico da ispettrice, la scoperta della malattia, lavorava con lui alla Camera. Ecco, lo vedete, quindi c'è anche questo approfondimento su questa notizia. Ecco, notizia di cronaca, questa principale che abbiamo trovato appunto approfondita. E poi invece sul fronte dell'economia, sul fronte della necessità di dare forza ai temi del momento, troviamo ampio spazio dedicato, in questo caso sul quotidiano La Repubblica, in primo piano. PNRR e difesa, blitz della destra per allentare norme e controlli, passa l'emendamento che riduce i poteri dei magistrati contabili, il presidente della Corte dei Conti, errore limitare la responsabilità, fallito il tentativo di rivedere l'organigramma del Ministero di Crosetto, gli appalti dei militari e anche civili con l'esercito finisce nello spoil system e poi abbiamo Banca Italia, Rai, Quirinale, quell'allergia alle regole che distingue il governo Meloni, l'esecutivo ha dimostrato in questi giorni un'insofferenza conferenze ai poteri terzi e neutrali che avvicina l'Italia all'Ungheria di Orban, l'attacco di Musumeci al Colle svela qual è il vero bersaglio e c'è anche una lettura ovviamente critica rispetto a queste nomine e poi ovviamente Schillaci con il PNRR, soldi al personale, infermieri dall'India per i buchi in corsia. C'è un'intervista in questo caso al Ministero della Salute che affronta ovviamente temi legati al PNRR, come cambierà la sanità attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ovviamente una lettura sui principali temi,
legati alla sanità. Fra questi, e lo abbiamo visto anche nelle nostre regioni, le liste d'attesa vanno ridotte, vanno fatti solo gli esami utili, i cittadini si rivolgano prima sempre al medico. C'è questa puntualizzazione del ministro Schillaci e certo è che sono settimane importanti queste anche sul fronte delle riforme, riforme istituzionali, arriverà ovviamente nelle prossime settimane anche un primo disegno di legge cui il governo, attraverso un'interlocuzione puntuale con i sindacati, con le forze politiche, con gli enti locali, sta lavorando, con un importante lavoro sviluppato ovviamente dal Ministero per le riforme, che è guidato dal ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, che abbiamo incontrato e con la quale abbiamo proprio approfondito il tema delle riforme, cercando di comprendere quanto è centrale il dibattito che si sta portando avanti proprio per gli enti locali affinché si possa giungere ad una importante sintesi che tenga conto delle istanze del Paese in maniera indistinta. Ascoltiamo l'intervista che il Ministro ha rilasciato a noi di TRM Network. Il treno delle riforme è partito. Prosegue in queste ore spedito il lavoro del governo con l'obiettivo di semplificare la normativa a favore di una più chiara interpretazione delle leggi. Un lavoro che potrebbe trovare estrema sintesi nella formula meno incertezze, più diritti per liberare energie e risorse. A Roma, al Ministero per le riforme istituzionali, si lavora da tempo. I ritmi sono dettati dal ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, che abbiamo incontrato nel suo ufficio. Più che un'inversione di marcia, io dico che occorre una rivoluzione copernicana. Il treno delle riforme è partito e semplificare la normativa significa tagliare tutti quei passaggi inutili, togliere quelle sovrapposizioni normative, togliere quell'incertezza che i cittadini hanno sui loro diritti, sull'interpretazione delle leggi. Quindi, dal punto di vista dei cittadini e delle famiglie, significa togliere quello stalker che tutti i giorni accompagna la loro vita, perché noi viviamo, cominciamo a vivere nella burocrazia. Pensiamo soltanto al fatto che quando uno nasce e il genitore non fa tempo a godere della nascita del figlio perché deve fare 5 adempimenti in 3 uffici diversi: l'atto di nascita, l'attribuzione del nome e del cognome, il codice fiscale, la scelta del pediatra e la tessera sanitaria. È incredibile. Ma che dire poi degli imprenditori? Cioè, un imprenditore che debba aprire un'attività qualsiasi e si imbatte in tanti e tanti di quegli ostacoli di carattere burocratico che alla fine desiste. Pensiamo all'apertura di un bar, 72 adempimenti in 26 uffici diversi. Alla fine uno non ce la fa più. Cioè, questo significa sprigionare da un punto di vista economico delle risorse per l'economia, perché anche dal punto di vista degli investimenti esteri, chi è che viene da noi ad investire se si trova di fronte a troppe difficoltà? E quindi diciamo che semplifica, rende più semplice semplificare la vita dei cittadini e libera risorse economiche. Quindi è davvero un passo diverso di marcia. La parola d'ordine è dialogo, è quello che sta tenendo da quando si è insediata con il paese, con i territori, con gli enti locali. Sì, io ho sottoscritto in Basilicata, come in altre regioni, il Veneto, l'ho fatto con la Calabria, con tante altre regioni, lo farò con tutte. E un protocollo di intesa con la regione proprio per semplificare le norme, sia quelle regionali, sia quelle nazionali, nel senso che ogni regione esprimerà quelle che sono le esigenze tipiche delle regioni e noi poi le porteremo sui tavoli che abbiamo costituito qui, tavoli tecnici, regione e il nostro ministero,
e lo porteremo poi sui tavoli nazionali, chiaramente. Vi offriamo un'altra lettura che invece ha a che fare con le risorse economiche del Fondo Sociale di Coesione, destinate alle imprese mai arrivate, quanto sostiene il governatore pugliese Michele Emiliano, che attacca in questo caso il ministro Raffaele Fitto. Il ministro Fitto sta bloccando l'economia pugliese e quella di tutte le altre regioni. Lo ha detto il presidente Emiliano durante un'intervista a Sky. Il presidente della regione ha dichiarato che a causa delle indecisioni del ministro Fitto, oltre 4.000 imprese stanno aspettando le risorse economiche del Fondo Sociale di Coesione, che per la Puglia ammonta a 4 miliardi, promesse precedentemente dalla ministra Carfagna. Sulla questione del PNRR punta il dito sul governo, che non effettuerebbe i controlli necessari sulle spese. In merito all'immunità prevista per chi spende i soldi del PNRR, Emiliano inoltre sottolinea che non ci possono essere due linee diverse, o si applica sempre o mai. Un ultimo pensiero lo rivolge al grande cuore dei pugliesi che non si sono risparmiati nel dare un aiuto alla popolazione dell'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione. Bene, avete sentito quanto appunto sostiene il governatore Emiliano e quali sono le accuse che ha rivolto al ministro Fitto, ma vi è anche un attacco diretto al sindaco di Bari Antonio De Caro da parte del vicepresidente nazionale di Federalberghi. Il motivo del contendere è la tassa di soggiorno che sta per essere istituita proprio nel capoluogo pugliese. Ascoltate bene. La Federalberghi, contraria alla tassa di soggiorno a Bari, definisce la misura comunale sdoganata pochi giorni fa un'imposta iniqua e inopportuna. Il provvedimento, che dovrebbe entrare in vigore a partire da metà luglio, è stato deciso, denuncia Federalberghi Baribat, senza nessun confronto reale con il partenariato sociale e senza nessuna strategia e pianificazione sul turismo a Bari. Non è cambiato nulla in città, aggiunge l'associazione di categoria. L'abusivismo ricettivo continua a contare almeno l'80% del totale, i servizi per i turisti inesistenti, la precaria situazione dei trasporti rimane immutata e così via. Per Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e leader barese e pugliese della Federalberghi, si tratta di una tassa che penalizzerà le strutture alberghiere ed extra alberghiere legali, provocando degli effetti distorsivi sull'economia turistica della città. Mi preme ricordare al sindaco De Caro, Bacchetta Caizzi, che la propaganda e la retorica unilaterale da one man show non è ascrivibile alla categoria del confronto democratico con tutti i player della filiera del turismo cittadino. Chiedo pertanto un confronto pubblico, franco e aperto. Si sta parlando anche di danni causati dal maltempo da diverse settimane. Anche nella giornata di ieri un violento acquazzone si è battuto in particolare su Taranto e sul Tarantino. Vediamo. Attivato a Taranto il centro operativo comunale per far fronte al violento acquazzone che questo pomeriggio si è abbattuto sulla città. Particolarmente colpito il quartiere Paolo VI, dove si sono registrati danni solo a immobili e a infrastrutture. Chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia Viale Cannata e l'incrocio tra Viale del Lavoro e Viale del Turismo, a causa di uno smottamento dell'asfalto. Un intervento specifico è stato necessario per la scuola media Pirandello, dove a causa delle infiltrazioni è crollato il controsoffitto in un'aula. Lo stesso problema si è verificato nella sede degli uffici comunali di Piazza Pertini. La situazione in entrambi i casi è sotto controllo e si sta già intervenendo per i ripristini. Isolati allagamenti sono stati registrati anche in altre zone della città. Restano sotto osservazione le centraline idrometriche che allo stato attuale non segnalano particolari problemi. Continuiamo ad approfondire proprio le notizie di queste ultime ore. Si sta parlando, lo sapete, di peste suina dopo una situazione di emergenza registrata in Campania e è in arrivo un'ordinanza anche in Basilicata. La Commissione europea ha inteso proprio nelle scorse ore ricomprendere nella zona infetta anche alcuni comuni lucani e c'è stato sempre nella giornata di ieri un intervento della Coldiretti di Basilicata che ovviamente chiede misure immediate.
Intervenire immediatamente per evitare che l'epidemia allarghi anche in Basilicata, è questo l'invito rivolto dalla Coldiretti Lucana alla Regione Basilicata all'indomani dell'emergenza di peste suina che ha portato in Campania il presidente Vincenzo De Luca a firmare un'ordinanza per l'istituzione della zona infetta in 17 comuni limitrofi all'area, dove è stata accertata la presenza in particolare di 13 carcasse di cinghiali positivi alla peste suina. Chiediamo al presidente Bardi, all'assessore Fanelli, all'assessore Galè di istituire immediatamente un tavolo interdipartimentale in modo da capire quali sono gli adempimenti burocratici. In più chiediamo che dopo la modifica alla legge 157 a livello nazionale attuata dal governo Meloni, che venga appunto data attuazione a questa legge con dei piani di eradicamento della fauna selvatica e quindi del cinghiale anche nelle aree parche e soprattutto nelle città in cui si creano dei problemi. E a distanza di poche ore dai focolai di peste che si sono verificati in Campania, la Commissione europea ha inteso ricomprendere nella zona infetta anche i comuni lucani più vicini alle zone interessate, Grumentonova, Lago Negro, Moliterno, Paterno e Tramutola. Le edizioni locali della Gazzetta del Mezzogiorno per approfondire le notizie che abbiamo sentito ovviamente nei nostri servizi e iniziamo proprio dalla tassa di soggiorno che del resto è l'apertura della Gazzetta di Bari. Tassa di soggiorno avanti tutto ma è polemica e Federalberghi ipotizza il ricorso e all'interno quindi vedete come viene approfondito questo tema sull'imposta sul turismo e ovviamente con particolare riferimento alla polemica. Si va però verso l'approvazione da lunedì nelle commissioni consigliari, se il testo andrà in aula a metà giugno entrerà in vigore intorno a Ferragosto e lo vedete, vi è anche riferimento a Federalberghi, valutiamo il ricorso al TAR. Secondo le associazioni di categoria gli effetti saranno distorsivi sugli arrivi in città, quindi vedremo come andrà a finire questo dibattito appunto sulla imposta di soggiorno, sulla tassa di soggiorno. Andiamo a vedere adesso invece, ed è in questo caso l'apertura della Gazzetta di Taranto, la bomba d'acqua su Paolo VI alla Pirandello cede un soffitto, nessun ferito, disagi in diverse zone, è stato attivato, lo avete sentito anche nel nostro servizio, il centro operativo del comune di Taranto e andiamo a vedere proprio all'interno, bomba d'acqua a Paolo VI, cede il soffitto di una scuola, pioggia anche all'interno degli uffici comunali di Piazza Pertini. Docenti e dirigenti e dirigente scolastico hanno messo tempestivamente in sicurezza gli alunni prima che i pannelli cedessero alla Pirandello evacuata, quindi fermo l'ambulatorio, alla Cittadella della Carità diversi centimetri di acqua hanno invaso la struttura ed è stato bloccato temporaneamente il poliambulatorio. Pioggia quindi, lo vedete, con disagi importanti che hanno ovviamente caratterizzato la giornata di ieri e con difficoltà importanti nelle borgate di San Vito e Talsano. E a questo punto invece la Gazzetta di Basilicata approfondisce, lo avete sentito prima, la questione che si riferisce alla peste suina. Assedia la Basilicata, titola così, paura per i focolai nel Salernitano, 5 comuni sono a rischio e in arrivo restrizioni da parte della regione. A seguito dei focolai, lo avete sentito anche nel nostro servizio, si è deciso di estendere l'area appunto anche a questi comuni della Basilicata. Vedremo quello che racconterà e riferirà appunto l'ordinanza che il governatore lucano Bardi si appresta a firmare. Certo è che questa, allo stato attuale, è una misura preventiva per far sì che non ci sia una, ovviamente, una situazione più di emergenza da dover gestire. E vediamo all'interno, ci sono ovviamente riferimenti a Stellantis, Nubi su Melfi, l'assessore regionale Casino, nostre risorse per l'occupazione precisa e vi è un focus che la Gazzetta del Mezzogiorno, edizione della Basilicata, dedica appunto al futuro di Stellantis. E vedete, questa è una notizia invece che dobbiamo leggere perché oggi che è 2 giugno, manca
manca esattamente un mese. Invece c'è un altro momento importante, particolarmente atteso dalla comunità dei fedeli e in particolar modo dai materani. Il 2 luglio, la festa in onore della patrona della città, la Madonna della Bruna, lo abbiamo raccontato ieri, con il Luna Park si sposterà nella zona di Villa Longo e il divertimento garantito con la massima attenzione alla sicurezza, i cantieri in piazza della Visitazione, i lavori per il parco intergenerazionale non consentano che possano esserci le giostre, sono stati evitati i pipe e altri luoghi della città. Il conto alla rovescia però è ufficialmente partito e in città sono in corso i preparativi per questo importante momento, ovviamente a un mese esatto appunto dalla festa patronale. Poi troviamo anche un riferimento sull'intitolazione da parte del comune all'architetto Acito del Palombaro Lungo, quindi una notizia questa che è stata accolta sicuramente con entusiasmo dalla città e che la città sicuramente ha voluto. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi per nuovi aggiornamenti da condividere insieme. E torniamo a parlare della Festa della Repubblica con un momento che ha anticipato le celebrazioni odierne, che appunto ha visto a Bari, in particolare in prefettura, la cerimonia di consegna delle onorificenze per i cittadini che si sono distinti per il proprio impegno nel lavoro, nel sociale. Il riconoscimento alla memoria per i deportati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Vediamo appunto le immagini, ascoltiamo appunto quanto accaduto ieri a Bari durante la cerimonia. Sono 48 le onorificenze consegnate in prefettura a Bari a cittadini, civili e militari che si sono particolarmente distinti per il bene del paese nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e che hanno svolto il proprio lavoro con diligenza e responsabilità ricoprendo cariche pubbliche o impegnandosi in ambito sociale e umanitario. I riconoscimenti sono stati consegnati dal prefetto di Bari, Antonella Bellomo, che ha ricordato come questa onorificenza sia molto più di un gesto simbolico. Certamente è qualcosa di più, è un momento molto sentito perché chi riceve questa onorificenza sente anche la responsabilità di testimoniare questi valori ancora nella propria vita, nel quotidiano. È una cerimonia sentita, a me fa piacere che i parenti, i familiari circondino i premiati del loro affetto e della loro presenza. Nella stessa occasione sono state consegnate 5 medaglie d'onore concesse ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Le medaglie sono state ritirate dai familiari dei deceduti, un gesto dal forte valore simbolico per custodire la memoria di un sacrificio consumato nel nome della libertà dei singoli e della collettività che trova nella festa della Repubblica celebrata il 2 giugno il suo coronamento naturale. Dopo tutte le sofferenze che ha patito, sicuramente avrebbe molto apprezzato questo riconoscimento. Sofferenze che si possono racchiudere in una frase che dirò come la diceva Luigi Aletto: Man teret quae, che significa mi hanno spellato vivo, e che lascia solo immaginare quello che ha patito negli anni di prigionia. Grazie mille. Bene, ovviamente momenti come questo si terranno nelle principali città e avremo modo ancora di parlarne. La base dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle, invece, ha aperto le proprie porte anche alle scolaresche e ai curiosi in occasione proprio del centenario della fondazione del corpo. Vedete. L'aeronautica militare si racconta in occasione del centenario dalla fondazione e del 57esimo anniversario della costituzione del 36esimo stormo caccia. La base di Gioia del Colle ha aperto le porte a scolaresche e curiosi per permettere loro di scoprire aspetti talvolta poco conosciuti del corpo che difende i nostri cieli.
Adesso c'è una dimostrazione in volo dell'HH-139 dell'84esimo centro SAT e un elicottero dedicato alla ricerca e al soccorso del personale sia civile che militare in territorio impervio o in condizioni di criticità. È un'attività molto importante perché diciamo, non solo contribuisce a presentare quello che noi facciamo dal punto di vista logistico operativo, ma anche per poter incuriosire soprattutto i più giovani, perché questo ci aiuta a conoscere la Forza Armata, quello che propone non solo in termini di attività nazionale ma anche a livello NATO, e quindi far conoscere alla popolazione locale e a tutto il territorio le potenzialità della Forza Armata, dell'aeronautica militare e dei suoi assetti coinvolti. Una giornata ricca di contenuti grazie a una mostra statica con velivoli, pannelli pittografici, stand promozionali, cimeli storici ma anche materiali d'armamento, attrezzature per il contrasto alla minaccia chimica, batteriologica e radiologica, nonché automezzi in dotazione allo Stormo. Nucleo che è un assetto quindi specialistico che opera in condizioni particolari e che ha il compito principale di garantire la continuità operativa del reparto intero e dei sistemi d'arma in uso al reparto stesso e in condizioni di un rilascio accidentale o voluto di sostanze appunto chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Per fare questo il nucleo opera con degli specialisti qualificati a diversi livelli che utilizzano dispositivi particolari a seconda del tipo di agente da contrastare e di strumenti particolari che si occupano appunto di individuare sostanze chimiche, biologiche e quindi materiale anche di tipo radioattivo disperso nell'aria. Interessante considerare che questo tipo di capacità si presta bene anche a supporto di una popolazione civile, come già avvenuto nel passato, cooperazioni e attività congiunte con i reparti paritetici NBCR dei Vigili del Fuoco, deputati appunto come first responder in ambito nazionale. Nello specifico abbiamo esposto il materiale che utilizza l'elicottero, l'HH-139, HH-139 Bravo, Alfa e Bravo, nello specifico soccorso in mare, soccorso in montagna, cesta recupero di salvataggio, verricellabile, barella verricellabile, triangolo di soccorso Pegasus, attrezzatura da mare e poi in base alla chiamata di soccorso sia su mare o su terra, materiale d'alpinismo, materiali da volo e materiale sanitario che l'aerosoccorritore adopera nel portare il primo soccorso ai malcapitati, ai traumatizzati. Allora, in questo settore abbiamo anche allestito una mostra pittografica a tema, tema storico chiaramente, che richiama la storia del 36° stormo caccia e più nel dettaglio anche la storia del campo volo gioiese. Fondamentalmente il tutto, diciamo, va a toccare il periodo della Grande Guerra, quindi con la famosa impresa di Cattaro del 1917, per poi passare chiaramente alla storia più dettagliata del 36° stormo caccia e quindi della sua costituzione sull'aeroporto di Borgo Panigale il 1 febbraio del 1938. Ovviamente tutte le imprese aviatorie del periodo anche della Seconda Guerra Mondiale, per poi passare alla fase della Guerra Fredda, quando qui su Gela del Colle è stata anche costituita la 36ª aerobrigata in tradizione strategica con i missili Jupiter, per poter in un certo senso mitigare il rischio e chiaramente tutto il contesto che si era venuto a creare all'epoca con la contrapposizione tra il blocco occidentale e il blocco orientale. E sarà stata sicuramente una bella esperienza questa che gli studenti, le scolaresche hanno avuto modo di condividere, ma dobbiamo cambiare argomento e parlare in questo caso di imprese e ITS insieme per affrontare obiettivi e le nuove sfide formative e occupazionali. Se ne è discusso nella sede di Confindustria Baribat nell'ambito di un incontro che è stata anche un'occasione per presentare i nuovi corsi formativi dell'ITS. Logistica. Gli ITS pugliesi aprono le porte al mondo del lavoro e lo fanno anche con le nuove prospettive che si aprono grazie ai fondi statali e a quelli provenienti dal PNRR. Quest'ultimo assegna alla Regione 106 milioni di euro per lo sviluppo di un ambito che ha l'obiettivo di raggiungere 22.000 iscritti a livello nazionale entro il 2026. Se ne è parlato nel corso di un incontro svoltosi nella sede di Confindustria Baribat, nel quale sono stati presentati nuovi percorsi formativi dell'ITS Academy Logistica. Abbiamo una sfida importante per il biennio 2023-25, una sfida che nasce con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quello di raddoppiare i nostri iscritti.
La Regione Puglia ha dimostrato con i suoi 7 IDS di dare dei numeri importanti in termini di lavoro, di dare dei numeri importanti in termini proprio di inserimento all'interno delle imprese. E grazie anche alla rete di Confindustria, anche noi come ITS Logistica abbiamo avuto un indice di occupabilità elevatissimi. Strategico risulta il settore della logistica, in particolar modo quella relativa al trasporto intermodale, in cui tante sono le frontiere che si aprono nel futuro del mondo del lavoro. Dove vogliamo investire e dove vogliamo indirizzarci con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa? Sicuramente andremo a sposare quelle che sono le competenze digitali in questo momento più richieste dalle imprese. Quindi ci stiamo spostando in termini di innovazione sulla robotica cooperativa, robotica collegata alla logistica e su laboratori che rispondano sempre più ad un bisogno reale delle imprese. Su Bari, Taranto e Lecce nasceranno i nuovi laboratori, saranno pronti nel 2024, partiranno col biennio 2024-26. Nella nuova programmazione che stiamo lanciando oggi ci sono alcune novità in primis. L'applicazione dell'apprendistato di terzo livello su due percorsi, il Lean Supply Chain Manager che nasce tra l'altro qui su Taranto e il Logistics Analyst che nasce su Taranto, in cui 20 ragazzi troveranno già da subito un contratto a tempo indeterminato già dalla fase di avvio. È una sfida importante. Su questo fronte Confindustria e le sue imprese siedono allo stesso tavolo dell'ITS affinché i percorsi formativi su cui destinare le risorse siano stabiliti in maniera coordinata e in base alla necessità delle aziende e alle nuove sfide formative e professionali a cui le giovani generazioni si trovano di fronte. Questo è proprio il sistema dell'ITS ed è un sistema che noi troviamo assolutamente congeniale e di sicuro effetto. Confindustria, le imprese di Confindustria credono dal primo momento nel valore dell'ITS, proprio perché è uno strumento in cui l'impresa dice la sua dal primo momento, dal momento proprio della ideazione del corso fino alla realizzazione e poi quindi raggiungiamo l'obiettivo di un concreto placement, cioè alla fine i ragazzi che vengono fuori dai corsi dell'ITS effettivamente sono proprio quelle professionalità che noi cerchiamo. Tenete conto che in Italia noi abbiamo questa assurdità di avere 3.000 ragazzi cosiddetti NEETs, cioè che non studiano, non lavorano e non si formano, e dall'altra parte ci sono le imprese che per il 30% non riescono a trovare la professionalità di cui hanno bisogno. Pensiamo che ITS sia la soluzione ideale e a maggior ragione adesso che con il PNRR vengono stanziati fondi, la Puglia ne ha avuti notizia di ieri, 106 milioni a disposizione proprio per raggiungere due obiettivi, aumentare il numero degli iscritti che per noi significa quasi in automatico aumentare il numero di forza lavoro disponibile sul territorio e poi implementare i corsi attraverso l'acquisizione di laboratori, la realizzazione di laboratori tecnici operativi che per noi chiaramente sono di vitale importanza perché sono un altro strumento che avvicina sempre di più il momento formativo al momento lavorativo. Si parla anche tanto di prevenzione durante queste giornate, prevenzione che ovviamente sta facendo il tour in alcune città anche del Mezzogiorno e si intitola proprio Visitiamo la città ed è un tour che è partito proprio dalla città di Foggia, vediamo. Una trentina di soccorritori tra esecutori e istruttori IRC con manichini per imparare la manovra salvavita BLS dopo cessazione cardiaca. Fa parte dei corsi del progetto educativo Visitiamo la città, partito da Foggia per la prevenzione alle malattie. Quando si parte in un programma di prevenzione deve essere il più esaustivo possibile. Io per esempio sto lottando da parecchio per far capire l'importanza nella prevenzione dei tumori del colon di un test genetico sulle feci, si chiama DNA fecale, che permette già di stabilire chi è candidato a poter fare un tumore del colon retto. La prima base dalla quale bisogna partire è l'alimentazione, che deve essere molto frugale, addirittura bisogna alzarsi dalla tavola con la fame, quindi non bisogna assolutamente mangiare più del dovuto e soprattutto non bisogna bere, non bisogna fumare. Bisogna condurre una vita sana. Io credo che la prevenzione sia la base della cura delle malattie.
saranno in tutto 6 comuni della provincia di Foggia che saranno toccati dal tour informativo. Prevenzione significa attenzione, esami, alimentazione e attività fisica. L'attività fisica va fatta sempre, dall'età giovanile, pregiovanile fino alla vecchiaia inoltrata, sempre calibrando l'attività fisica in base alla propria caratteristica corporea, all'età. Dico sempre che quello che noi abbiamo lo dobbiamo utilizzare per vivere, ciò che ci avanza poi per l'attività fisica o altro. E adesso cambiamo decisamente argomento e iniziamo questo spazio ascoltando insieme in parte questo video che vi mostriamo anche. E lo vediamo subito con l'aiuto della nostra regia. Batte forte il cuore un attimo, gelati in carni fuori, c'è scirocco artico, mi geli il battito e ci pattini, amore quantico, modi plastico, ci spiaccico, parole fiato, cadi coordinato, quindi prendimi e resetta con un tasto tutti i tendini, ti immagino seduta a fianco, Achille Patroclo, divento pratico, se solo immagino quanto mi ami, fallo finché non si ferma il battito e domani tu. E ci basterà una notte, un'altra volta che mi sfiori le mani col fuoco, un pianista che poggia le dita sulle note, poggiami la testa che mi sento meno solo stanotte, solo stanotte, solo stanotte, poggiami la testa che mi sento meno solo, solo stanotte, solo stanotte, poggiami la testa che mi sento meno solo. Batti e distruggi tutti gli atomi, mi sfuggi dalle mani e giungi lì dove bruciasti, tu farci senza un occhio, non spegni la fiamma alta. Mi stai scaldando dentro sopra un divano di quarzo, quindi giaci sui pilastri, decidi di farcela e dividi il mondo in quattro fino a che sei soddisfatta, finché non son disfatto. Come letto quando... Adesso parliamo di talenti emergenti, di arte, di musica, che vuole essere appunto un modo per donarsi agli altri, per creare quei momenti appunto di condivisione e per diffondere anche valori che passano ad esempio in questo caso anche attraverso l'amore, che viene raccontato in Solo Stanotte. Lo avete sentito, è il video del primo singolo del giovane cantautore lucano, è del 2004, pensate, realizzato in collaborazione con il produttore RSO. Quest'oggi sono venuti a trovarci nei nostri studi e quindi parlo di Gabriele Grippa, in arte appunto Controsenso, ben trovato. Buongiorno, e vi è Loris Santorsola, che è il produttore RSO. Buongiorno, grazie di averci invitato qui. Grazie a voi. È una storia questa che mi è arrivata ecco per posta e che racconta ovviamente di due talenti e di due risorse della Basilicata che attraverso la musica vogliono dare un contributo anche importante a una causa come può essere quella di un amore che viene raccontato in questo lavoro, in questo singolo di te, Gabriele. Ma ci arriviamo subito e cercheremo adesso di comprendere quello che racconti, come nasce questo lavoro. Ma prima di ciò dobbiamo fare un quadro cronologico per comprendere che avete partecipato vincendo a un contest musicale che si intitola Dammi Spazio. Raccontaci tu qualcosa, Loris. È iniziato tutto verso febbraio. Mi ha avvisato il creatore di questo contest che c'era. Ed è partito tutto verso febbraio. Io ho deciso di mettere in mezzo Gabriele perché ho capito subito il suo talento. Abbiamo fatto così senza nessuna aspettativa ed è passato subito, abbiamo avuto risultati positivi e poi è stato molto formativo partecipare a questo contest perché abbiamo incontrato quattro artisti italiani, di cui Ziba Zulu, Alyosha Bisceglie e Teresa Mariano, che è una manager. Sono stati molto formativi i nostri incontri e penso che il brano sia uscito molto 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 bene. Certo, assolutamente. Dobbiamo dire quindi che è stato questo contest musicale organizzato da Arci Basilicata in collaborazione con Officine Culturali di Bernalda sempre, ed è stato invece pubblicato da Lucania Sound Digital su tutte le piattaforme di streaming e download. Il brano è stato scritto per una ragazza e per infondere tanta forza in lei e in chi lo ascolta. Esatto. Ecco, raccontaci di questo lavoro.
Allora, il brano appunto è stato scritto per la mia attuale ragazza, perché ovviamente come un po' in tutte le coppie ci sono dei momenti in cui magari uno dei due si sente più fragile e quindi appunto con questo brano c'è una frase in particolare che appunto cito in questo brano che è "Decidi di farcela", nella quale vorrei proprio far capire che ognuno di noi decide appunto di farcela e di, cioè non è nessun altro magari a fare scelta al posto nostro, ma semplicemente bisogna trovare la forza per affrontare quelli che magari possono essere dei piccoli come dei grandi problemi. E quindi un modo per infondere anche ottimismo, quello che hai avuto tu sicuramente nella realizzazione di questo lavoro. Ci è voluto del tempo per arrivare a questo video? Sì, per il video soprattutto, ma nemmeno tanto in realtà, perché essendo che è stato realizzato da due miei amici, diciamo che l'intesa era già abbastanza forte, quindi nella ricerca delle idee non abbiamo avuto molte difficoltà. Nella realizzazione vera e propria nemmeno, perché è stato abbastanza facile trovare le attrezzature, magari le location, che esatto, poi sono stesso location del mio paese, appunto a Scanzano, e quindi sì, non è stato complicato, ma allo stesso tempo ci è voluto un po' di tempo per realizzare. Ecco, dobbiamo raccontare, voi siete appunto della provincia di Matera, tu di Scanzano, Gabriele, tu invece Loris di Bernalda. È stato bello anche trovare questa sinergia tra conterrani, insieme avete unito le forze. Sì, questo è stato anche proprio il bello del contest, innanzitutto perché è nata una realtà, una piccola realtà. D'altra parte perché ci ha portato proprio a noi due il fatto di essere tutti i giorni lì in studio al Verde, a Bernalda, di uscire anche la sera insieme, quindi conoscerci, avere questo livello di intimità che ci ha fatto, e penso che nel brano si senta questa intimità che abbiamo cercato di avere, di conoscerci più che altro. La musica in questo caso rappresenta sicuramente un connettore tra nuove generazioni. Esatto. Possiamo sicuramente diffondere questo messaggio, sottolineare questo aspetto del vostro lavoro. Esattamente. Sì, esatto. E questo ovviamente avrà una continuità anche in futuro? Ci sono dei progetti che già state cercando? Sì, ci sono dei progetti futuri. Con lui stiamo pensando di fare altri singoli e sarebbe possibile anche un EP, un mini EP di qualche brano, perché stiamo vedendo comunque che c'è un riscontro dalla parte dei giovani della zona. Ah certo, c'è un riscontro. Che ci ascolta. Ci sono delle curiosità, ecco, questo singolo poi è uscito qualche giorno fa. Qualche giorno fa, sì. E ecco, quali commenti hai ricevuto tra i primi? Allora, la prima cosa che quasi tutti mi hanno detto, ancora prima che il brano uscisse, era proprio, cioè, ma che stai facendo? Perché sembrava veramente una cosa, cioè non sembrava, alla fine lo era, una cosa magari fatta bene, costruita su misura, cioè per me. Ho lavorato a livello molto professionale. Sì, è stato fatto tutto in maniera molto, molto professionale. E sono veramente contento per il fatto che nonostante sia il mio primo singolo, che faccio uscire, in realtà non scrivo nemmeno da tanto, sono due annetti che scrivo e canto, e avrei sempre voluto far uscire il mio primo singolo in maniera, diciamo, buona, cioè sì, rispetto a magari far uscire un brano senza magari fare pubblicità, un'organizzazione vera, esatto, e propria dietro. Sì, esatto. Benissimo, noi dobbiamo assolutamente curare a Boni, in bocca al lupo per questo importante traguardo e che ovviamente rappresenta il punto di partenza per una serie di momenti, di iniziative che vorrete intraprendere, anche in vista di questa estate che sicuramente vi vedrà protagonisti un po' sul territorio per animare le tante belle serate di tanti giovani del nostro mezzogiorno, e questo ecco ve lo auguriamo. Quindi ringraziamo Gabriele Grippa, che è appunto alias Controsenso, e Loris Santorso, la RSO, e che è un produttore. Restate pure con noi, vi ringrazio, torneremo sicuramente a sentirci presto. Grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie.
Parliamo adesso invece di un appuntamento che è giunto al termine in provincia di Potenza a Viggiano, un progetto di condivisione ancora con le nuove generazioni, in questo caso con gli studenti locali, quello della candidatura a patrimonio UNESCO dei cammini dei popoli lucani al Sacro Monte di Viggiano. Noi ieri siamo stati sul posto e vi raccontiamo le emozioni di questa giornata. I processi di condivisione dell'identità di un territorio devono passare necessariamente dall'attenzione dei ragazzi, dei più giovani. Sono loro che continueranno negli anni a venire ad animare le comunità e a tramandare tradizioni plurisecolari. È stato questo l'intento del progetto di sensibilizzazione di alcune scolaresche di Viggiano e del circondario alla candidatura a patrimonio UNESCO dei cammini dei popoli lucani al Sacro Monte di Viggiano, un'iniziativa promossa dal Comune il cui dossier è curato dall'architetto Pietro Laureano. Tra la fine del mese di maggio e l'inizio di giugno, in tre giornate diverse, sono stati coinvolti gli studenti di vari istituti di istruzione, scuole elementari, medie e liceo classico. Nella giornata del 1° di giugno, in particolare, gli studenti hanno percorso 2,5 km dei 12 totali noti in tutta la Basilicata per essere il cammino che collega Viggiano al Sacro Monte. Un percorso di devozione che a maggio e settembre vede tantissimi fedeli a piedi accompagnare la statua della Madonna Nera, patrona e regina delle genti lucane. Per noi come amministrazione è soltanto un progetto ponte che ha voluto coinvolgere la comunità di Viggiano per ora, ma sicuramente negli anni a venire coinvolgeremo gli altri istituti e soprattutto quegli istituti di quei comuni che hanno aderito a questo progetto, perché mi piace sempre ricordare che non è soltanto il progetto del comune di Viggiano ma di circa una cinquantina di amministrazioni, perché questi cammini non partono da Viggiano ma partono da tutti gli angoli più remoti dell'antica Lucania. Noi cosa abbiamo di speciale? Io credo che Viggiano abbia conservato in qualche modo l'anima del popolo lucano, cioè il vero tesoro, la vera ricchezza del nostro santuario, del nostro territorio, è appunto questo, l'anima del nostro popolo, un'anima che si è mantenuta ancora abbastanza genuina e che in occasione del pellegrinaggio al Sacro Monte, ecco, viene fuori ancora nelle sue forme più tradizionali, più suggestive. Perché dovrebbe essere questo patrimonio, questo percorso inserito nelle liste del patrimonio UNESCO? Perché oltre a inglobare e a raccontare il percorso e la tradizione legati alla Madonna Nera attraverso le processioni, i canti, i riti, ci fa entrare in contatto con altre realtà di tutti quei popoli che negli anni, nei secoli hanno percorso questi cammini. Ecco, che cosa vi consegna questa esperienza? Noi a scuola studiamo comunque questi aspetti naturali attraverso PCT ore di educazione civica, educazione ambientale, scienze, però non le viviamo mai di persone. Ho capito l'importanza di dover salvaguardare il nostro ambiente e di portare avanti le tradizioni. Se dovessero andare perse sarebbe davvero un grande peccato. E noi oggi ci fermiamo qui ringraziandovi come sempre per aver preferito di trascorrere del tempo in nostra compagnia. Vi auguriamo una buona giornata e soprattutto una buona festa della Repubblica. Arrivederci.